ragazzi, qui è Ricky e oggi ragazzi siamo qui con una nuova serie, un qualcosa di originale speriamo per voi e per noi, e vogliamo portarvi questa serie particolare, il vero valore dei vari giocatori, ovviamente su FIFA in generale, in questo caso su FIFA 18. Noi partiremo da Maurito Icardi e cercheremo di farvi vedere le statistiche in game particolari che non ci aggradano, cioè quelle che potrebbero essere migliorate. Ovviamente nei commenti ragazzi diteci voi cosa ne pensate e apriamo un bel dibattito. Secondo me potrebbe essere qualcosa di veramente interessante. Ringraziamo ragazzi Luigi, il nostro grafico, che ci ha fatto queste grafiche stupende, veramente belle, molto professionali. E poi ragazzi mi raccomando un bel mi piace di supporto e un'iscrizione al canale. Vi ricordo che potete trovare tutti i link per seguirci in descrizione, quindi mi raccomando seguiteci. Partiamo subito con Maurito Icardi, numero 9 dell'Inter, 84 di overall totale. Partiamo dal colpo di testa, lui è un 84, io sinceramente gli darei un valore un po' più alto, gli darei tipo un 86-87, secondo me è molto molto forte a livello di colpo di testa. Passando alla forza fisica, secondo me è un'eresia 74, io gli darei almeno 80, ragazzi, fisicamente Maurito secondo me è fortissimo, non lo sposta nessuno, secondo me è sbagliato. Poi, controllo palla 77, un giocatore che ha sempre la palla attaccata al corpo, certo non ha molto dribbling, sono d'accordo, però la palla non la perde mai quando ce l'ha tra i piedi, quindi io almeno gli darei un 81. Poi, il passaggio corto, secondo me 73 è bugia completamente, cioè gli darei almeno un 78-79, che cavolo, per dialogare un po' meglio con gli esterni o con la seconda punta o col trequartista bisogna aumentare un po' questo valore. Poi la stamina 70, ragazzi, ma come si fa a dare 70 a Icardi? Lui che si gioca quasi sempre tutta la partita e lo vedi sempre pronto, ok, magari a volte sembra un po' sparire, ma di certo non è stanco, quindi secondo me valore sbagliato. Il long shot 70, cioè Icardi gli dai una potenza tiro di 81, che è la statistica di dopo, e poi un long shot di 70, cioè che senso ha? A questo punto fai magari 82 e 80 e magari puoi anche calciare da fuori, cioè statistiche un po' strane in game. Ultima statistica ragazzi è l'aggressività, 55. Cioè Icardi morde le caviglie a chiunque, anche quando perde palla se ci fate caso poi cerca sempre di recuperare il pallone. Almeno un 70 dovrebbe averlo, secondo me. Niente ragazzi, questo era un po' quello che volevamo portarvi, spero vi piacciono perché vogliamo portarvene parecchio. Magari Lie vede un po' questi video, vede anche i nostri commenti, i vostri commenti anzi scusate, e magari ci fa un pensierino. Quindi niente, mi raccomando tanti mi piace ragazzi, iscrizione al canale e noi ci vediamo con un prossimo giocatore. Ciao ragazzi.